Ragazzi, domani nello shop di Fortnite usciranno le vecchie skin di default del capitolo 1. Ebbene, questa cosa vi potrà sembrare davvero fantastica, ma in realtà non è così. Non fatevi ingannare, non fatevi truffare dalla Epic Games. Infatti, moltissimi leakers hanno notato che le skin che usciranno domani sono piuttosto diverse rispetto alle originali skin di default. Guardate attentamente le due skin che state vedendo alla mia destra. Non notate qualche differenza? Lasciate stare il colore delle due maglie che non c'entra assolutamente nulla, ma piuttosto concentratevi sulle differenze che hanno i due volti di queste skin. Infatti a sinistra state vedendo la skin davvero OG di default del capitolo 1, mentre più alla mia destra vedete la skin che uscirà nel negozio oggetti, che la Epic Games spaccia come skin OG, cosa che in realtà non è. Infatti, se notate bene, nel viso ci sono tantissime differenze. Oltre al fatto che hanno un naso del tutto diverso, hanno anche un'espressione facciale molto differente, con degli occhi del tutto cambiati e una bocca leggermente più accentuata. Tutto questo ci fa pensare che in realtà l'Epic Games ci stia prendendo in giro. No ragazzi, questa è semplicemente una mossa tra virgolette commerciale. Non ci vogliono dare le skin di default OG pure vere e proprie. Ma mi raccomando ragazzi, guardate questo video fino alla fine per scoprire tutte le cose che l'Epic Games in realtà non ci dice, perché quest'oggi andremo nel mio armadietto dove ho modificato insieme a Sam-Basso, trovate il link del suo canale in descrizione, tutti i file di gioco di Fortnite. Infatti io sono l'unico ad avere in anteprima la skin di Ghost Rider, la skin di Lachlan e non solo, infatti ho anche tutte le skin di default che usciranno domani. Andremo insieme a vedere tutte queste skin in questo esatto video. Detto questo ragazzi, prima di iniziare con il video lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, ma la cosa più importante è attivare la campanella delle notifiche, perché regalo una skin nel negozio oggetti, pensate un po', fino a 2000 V-Bucks a tutti gli iscritti con la campanella attiva che guardano il video fino alla fine. Perciò mi raccomando, guardate questo video fino alla fine, dopodiché andate qua sotto nei commenti e scrivete il vostro ID di Fortnite. Una volta fatto questo, riceverete nel vostro armadietto di Fortnite una nuovissima skin fino a 2000 V-Bucks. Eccoci qua ragazzi, siamo su Fortnite. In realtà non siamo proprio su Fortnite, ma siamo in un server privato creato del tutto da Sam-Basso, link del canale qua sotto in descrizione. Lui ci ha messo 100.000 V-Bucks, fantastico qua, va bene, che comunque non potremo mai spendere. Poi c'è il pass battaglia, ovviamente tutto come se fosse Fortnite normale, solamente che nell'armadietto abbiamo le skin che usciranno nei prossimi giorni del tutto in anteprima, e adesso le andremo a vedere tutte insieme, dopodiché passeremo anche alle skin di default che usciranno domani. Perciò andiamo immediatamente a vedere la prima skin, che è esattamente lui, la skin di Mida robotica, che vi ho del tutto spoilerato in questo momento. Raga, davvero fantastica nel suo secondo stile. Questa skin uscirà ben presto nello shop per il costo di ben 2000 V-Bucks. Mi raccomando, shoppatela, e se non la volete shoppare scrivetemi qua sotto nei commenti il vostro ID e guardate questo video fino alla fine. Detto questo andiamo avanti con la skin di Lachlan. Regà, fantastica. Questa skin è la skin dedicata dalla Epic Games a uno youtuber molto famoso, da circa 13 milioni di iscritti, non so se lo conoscete. Skin molto molto bella, regà, sicuramente lo shopperò. Andiamo avanti perché c'è Joker, regà, anche lui skin fantastica, collaborazione con la DC, che presto uscirà su Fortnite ovviamente nello shop a 1500 V-Bucks o 1600, non mi ricordo sinceramente quanto. Questa skin ragazzi per me è davvero fantastica, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate, dategli un voto da 1 a 10. Dopodiché andiamo avanti con quest'altra skin che si chiama Pozione, raga, molto molto bella. Attenzione però, perché è anche un secondo stile che è un po' più umano. E poi signori, c'è proprio un pezzo forte, ma proprio un pezzo forte di tutti, che abbiamo tutto il set in anteprima tra l'altro in questo armadietto, che è lui, Ghost Rider. Raga, lo state vedendo in questo momento del tutto in anteprima davanti ai vostri occhi. Sono l'unico in tutta YouTube Italia a portarvi questo video, dove vi faccio vedere direttamente su Fortnite le skin in anteprima, raga. Perciò lasciate un bel like e un'iscrizione con la campanella in questo esatto momento.
Dopodiché andiamo avanti con quest'altra skin che si chiama Kunu Indaco. Kuno Indaco, vabbè, come cavolo si chiama, insomma, molto carina. Andiamo avanti con la prossima skin che si chiama Percussore Nuvola. Molto carina, skin un po' basica, insomma, niente di che. Questa ha un altro stile, no, questa non ce l'ha. Andiamo avanti, Dan Sogno. Anche un altro stile, attenzione, anzi, due stili. Bello, raga, bellissimo. Questo lo preferisco molto di più. E OMG, bellissima questa skin. Votate qua sotto nei commenti, scrivetemi cosa ne pensate. Andiamo avanti perché c'è anche Potenza, questa skin che mi fa letteralmente schifo, ma è, diciamo, un po' a tema succo succoso, a tema slurp, ci potrebbe stare. Sicuramente sarà collegata con la storyline in qualche maniera. Ma adesso, signori, è arrivato il momento di arrivare al punto scottante di questo video, il punto in cui sbugiardiamo del tutto l'Epic Games. Guardate questa skin. Vi ricordate come era fatta nel capitolo 1? Beh, se ve lo ricordate, aveva sicuramente il naso più piccolo e le labbra pure. Sono delle differenze molto piccole che all'occhio non si vedono neanche, soprattutto in questa skin. Ma per esempio in questa si vede davvero tantissimo, ragazzi, soprattutto dagli occhi. È una skin del tutto differente, raga, dagli occhi si nota davvero tantissimo, ma davvero un bordello. Ma soprattutto si nota tantissimo in questa skin, guardatela attentamente. Secondo me è davvero palese che la faccia è del tutto diversa, ah, ragazzi. Andiamo avanti perché vi sto per spoilerare i piccoli di Lachlan, che sono questi, ragazzi. Pure, oh mio Dio, non ci credo, pure tutti elettrificati, raga, spaccano di brutto. Raga, questi sono assolutamente da shoppare, mi raccomando, costeranno all'incirca 500 V-Bucks. Shoppateli tutti. E poi cos'è sta cosa qua? Anche reattivo questo qua, in collaborazione sempre con la serie DC, ci sta davvero tantissimo. Andiamo avanti dove ci sono queste doppie spade di non so quale skin. Poi c'è questo che è il martello di Joker, vabbè. E io qua allora devo proprio impazzire, fantastico. E questo è un altro piccone di Joker, un altro ancora, raga, fantastico. Cioè non solamente uno, ne hanno rilasciati addirittura due. E qua le doppie catene infuocate di Ghost Rider. Ma cosa mi stai dicendo? Cioè io faccio così, queste si muovono tutte, sono anche reattive. No, 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 non ci sto credendo, raga, fantastiche. Dopodiché troviamo anche gli artigli gemelli, ci stanno. La zanna abissale, anche questa molto carina. E poi c'è lui. Lascia Revival, lascia OG di Fortnite. Oh mio Dio, ragazzi, Ghost Rider, il deltaplano. No, vabbè. No, io non, ma non ci posso credere. È fantastico, raga. Sentite il sound, raga. C'è anche tutto il rumore della moto. Spacca di brutto. E poi l'originale. Non ci sto credendo. Anche Glider OG di Fortnite. Pure questo tarocco, perché ha delle differenze davvero minime, che però se uno ci sta molto attento si possono notare subito. Davvero sezione deltaplani fantastica. E andiamo avanti perché c'è un'altra scia. Pesca una carta. Va bene, insomma, abbiamo capito tutti che sarà la scia di Joker. Andiamo avanti e passiamo ai balletti. Questi sono i prossimi balletti che usciranno. Carino questo, è sempre in collaborazione con Lachlan, se non sbaglio. Dopodiché si chiama Caldo Caldo questo. No, fantastico, si sta facendo, come si chiama, i marshmallow. No, vabbè, epico. Poi lui li mangia con la mascherina, furbissimo. E poi niente, ragazzi, questo armadietto è finito del tutto qua. Insomma, abbiamo capito insieme che le skin di default in realtà sono tarocche. E abbiamo anche capito che presto usciranno tantissime skin davvero fantastiche nel negozio oggetti. Quindi, ragazzi, sono il primo su tutta YouTube Italia a mostrarvele. Perciò like, iscrizioni in questo esatto momento, raga, ve lo ripeto. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Detto questo, raga, soprattutto ricordatevi di spammare nei commenti i vostri ID di Fortnite e di condividere questo video, perché se avete visto questo video fino alla fine e non avete skippato neanche un secondo, riceverete direttamente una skin fino a 2000 V-Bucks nel vostro armadietto di Fortnite. Detto questo, ragazzi, noi come al solito ci becchiamo ad un prossimo video. Bella, raga. Hey.
right on time.